E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Skilto e siamo tornati qui su Clash Royale per provare un nuovo mazzo che ho creato cercando di mettere le carte per la difesa maggiore possibile e anche per un attacco potente. Non ho utilizzato la principessa e mi dispiace molto perché è molto forte, però mi sembra forte così. Poi al massimo lo modificheremo perché non l'ho ancora provato. Andiamo a vedere se c'è qualcuno online, siamo in due. Direi di fare una amichevole se qualcuno ce l'accetta. Non so, spero proprio di sì, al massimo facciamo una battaglia online subito. Ma non lo so, vediamo se qualcuno si accetta questa amichevole. Intanto aspettiamo, aspettiamo. Siamo due online, quindi io e qualcun altro. Non lo so, spero proprio di sì. Vabbè, al massimo vediamo quando... scriviamo fate amichevole. Almeno quando torno, magari ne troviamo una che un tizio, un amichevole che sta richiedendo. Facciamo subito una battaglia online con questo mazzo, non lo so. Speriamo sia forte. Garp della Pinoy Strong. Ok, va bene. Palla di fuoco, no, no, no. Ok, perfetto. Non so cosa, magari doveva scaricare le carte, ma se... Non era per quello, magari uno di quelli lì che vogliono, come si dice? No, 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 si sta difendendo. Credevo non si volesse difendere. Uno di quelli che fanno le cose per perdere, che vogliono perdere trofei. Ok, potevo anche risparmiare il tronco, però per non farmi prendere danni alla torre. Ok, orda di scheletri di livello 2. Ancora livello 2. È la mia prima epica che ho trovato. E ce l'ho ancora a livello 2. Volendo alcune epiche posso farle anche al 4 e questa ce l'ho ancora al 2, proprio una cosa schifosa, indecente, però vabbè, non ci posso fare niente. È in vantaggio lui, di vita sulla mia torre, anche se mi ha buttato solo una palla di fuoco. Ok, buttiamo lo stregone di ghiaccio con davanti il boscaiolo subito. No, 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 ma perché sono così tonto? Se l'avessi evocato prima... Maledizione. Non voglio sprecare il tronco per questi scheletri, ma mi faranno un pochino di danno. E intanto voglio ricordarvi di lasciare un bel mi piace per questo video. Raggiungiamo i 5 mi piace, lo so, sono pochissimi, però vi sembrerà proprio poco per alcuni che sono più famosi, diciamo, non lo so. Però per me non li ho ancora raggiunti i 5 mi piace in nessun video, quindi dai, lasciate 5 mi piace. Non sono moltissimi, non ve ne chiedo tanti. 5 mi piace. Commenti non mi interessa, l'importante è che non dovete per forza commentare perché ve lo chiedo, ma cioè non dovete neanche lasciarmi piace, è una cosa che mi piacerebbe. Se vi piacciono i video lasciatemi piace perché per sostenere il canale non vorrei ritrovarmi ad avere un canale senza iscritti e senza mi piace, mi verrebbe voglia quasi di smettere. E magari a qualcuno piace vedere i miei video. Però senza lasciare commenti, mi piace, quello che... Vabbè, sono troppo ripetitivo, lasciamo perdere. Comunque credo che abbiate capito, non lo so. Spero proprio di sì. Qua mi butta il barile Goblin. No, 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 non ho evocato in tempo gli spiriti del fuoco. Maledizione. Barbari scelti e boscaiolo all'attacco, proprio pesante. Perfetto, vai, andate tutti contro la torre. Buttate giù tutto, vai. Oh, bellissimo. 10 secondi. Vai, connessione, non farci perdere adesso. Anche guardare gli scheletri livello 2, inutile. Butta la palla di fuoco per cercare di fare 812 di danno. Non credo sia possibile neanche da una palla di fuoco maxata. Prima battaglia. Vinta, chiede di entrare in questo clan, ma non posso accettarlo purtroppo perché non sono anziano. Ci hanno tutti, purtroppo, anche se ho fatto un bel po' di donazioni. Eravamo in un altro clan prima, ho fatto 356 donazioni. Nell'altro clan, che era sempre degli stessi membri, ne ho fatte altre 400 circa. E non mi promuovono mai, sono proprio cattivi. Ce ne sono alcuni che sono co-capi, ne hanno fatte 10, non lo so. Pff, che delusione. Contro 007 Clash. No, 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 no. E mo come faccio? Beh, se il tronco. Ecco, la connessione non ci ha aiutato molto. Potevamo
Poteva essere più. Poteva essere migliore la connessione e potevamo fare più danni con una connessione migliore, però non ci posso fare niente. Oggi la mia cameretta non è. Non posso andare dove di solito registro i video e quindi qua prende proprio male la connessione. E faccio del mio meglio sicuramente. Barbari scelti, direi così. E tronco adesso che ci butta anche. Ok, perfetto. Potevo anche risparmiarmelo, però. Ecco, spiriti del fuoco. Addio, sgherri. Vabbè. Comunque, non abbiamo ancora fatto neanche un danno. Lui ci ha tolto un bel po' di vita, circa 1000. E cerchiamo sicuramente di vincere anche questa partita a tutti i costi. Non possiamo permetterci di perdere. Vai, no, no, ancora sta zap inutile. No. Poi senza la connessione. Però vai connessione, se no sono fregato. Che delusione, che tristezza. Perché non deve mai andarmi la connessione? Ah, vabbè, non ci ha buttato giù la torre, ci ha tolto altri 1000 di vita, però non ci ha buttato giù la torre. Altri barbari scelti. Però evocali, no? Se no come faccio mica? Non posso neanche non posso mica vincere senza evocare le truppe. Boscaiolo subito qua davanti. Magari si prende i colpi del. No, neanche. Dai, no, ma no, neanche. Bah, ma dai. Che tristezza. Non riesco neanche. Non gli ho neanche distrutto una torre. Ma dai. Vabbè, spiriti del fuoco. Barbari scelti. Orda di scheletri. E dobbiamo distruggergli quella torre il più in fretta possibile. Tronco usato un po' in ritardo. Non ce la faremo a distruggergli la torre, non credo proprio. Qua devo utilizzare questo. Lo so che non sarà. E il boscaiolo. Qua usa attacco-difesa, inutile. Diciamo attacco-difesa, lo so che non è una parola esistente, però. Utilizza la tattica che non è proprio una tattica di attaccare. Che mi concentra dalla parte. Cioè, non so, non riesco a parlare e dire cose sensate mentre gioco. Mi obbliga a difendermi, quindi mi sconcentra in attacco e sono fregato, diciamo. Poi senza la connessione ancora di più. Vai, vai, vai! Butta giù tutto! 2, 1, sì! Torre buttata giù. In vantaggio lui, però possiamo ancora farcela. Che fortuna! Mancava un secondo. E abbiamo buttato giù la torre. Proprio. No, no, ma non abbandonarci adesso, connessione. No, 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 non abbandonarci. Ok. Orda di sgherri. Orda di sgherri, evocati. Inutilità. Tronco, potevo anche risparmiarmelo, però. Non è un problemis. Non è un grandissimo problema. No, spiriti del fuoco hanno buttato giù tutto. Ok, sicuramente mi devo difendere da questo inutile coso. Ecco, l'orda di scheletri potrà difendere un po', magari, dal barile goblin che ci ha buttato dopo. Possiamo anche vincere, vai, 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 andate barbari scelti, vai, vai, buttate giù. Abbiamo vinto una partita irrecuperabile, ci aveva buttato giù la torre, mancava un secondo. Ci stava proprio battendo, ci stava stracciando, ci stava battendo male proprio, stavo perdendo male. Abbiamo buttato giù una torre e ne abbiamo buttata giù anche un'altra. Mio Dio, che vittoria. Questa, lasciate 20 mi piace per questo video. Una vittoria fantastica. All'ultimo secondo abbiamo buttato giù la torre dell'avversario e abbiamo vinto. Impossibile, vabbè. Vai, se ci evoca le truppe. Boscaiolo, che è veramente forte. Io direi di utilizzare anche noi i barbari scelti. E anche noi il tronco. Intanto il boscaiolo ci sta facendo un sacco di danni agli avversari. Però è in vantaggio lui. Direi di utilizzare lo stregone di ghiaccio che fa proprio una strage contro gli scheletrini fino a livello 8. Di livello 9 in su resta tipo uno di vita che li fa sopravvivere. È in vantaggio di 200 circa di vita alle sue torri.
E quindi è uno svantaggio per... Orda di sgherri, subito, 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 vai Orda, connessione maleducata, inutile. Cioè, se non devi fare le cose giuste, connessione, se no... Cioè, se ci evochi le cose in ritardo, come faccio a vincere? Cioè, mi sembra una cosa impossibile. La furia per il tronco, anche se non accelera. Ci ho tolto più vita di qua per colpa della connessione che di là. Ma dai. Cerchiamo comunque di vincere qui. Ok, io direi di utilizzare l'orda di scheletri, che è abbastanza... Sì, ma se ce le evoca... Cioè, intanto uno colpisce la torre, non voglio. Dai, vai, evocali prima che arrivi l'orda... Ecco. Vabbè, ce li butta giù comunque. Dai, buttate giù la torre, facciamo come prima la partita irrecuperabile. Fantastico. Hai sbagliato a mettere il golem del ghiaccio, eh. Noi abbiamo 5 di vita qua alla nostra torre. 5 frecce, dai. Le frecce. Le frecce. No, le frecce. Ma dai. Dai, andiamo giù potenti. Dall'altra parte. Qua mi continua ad andare in stand-by il computer. Fermo. Ok. Qua c'ha, come vedete, faccio... Di livello 8, quindi posso buttarli giù col tronco. Vediamo se farò scelto di livello 9. Yubi Yubi, vai, arrabbiati. Yubi Yubi, non so come che verso faccia, però io lo dico Yubi Yubi. Ok, perfetto. Adesso rilascia giù la furia, quindi mi difendo perfettamente da quel barbaro scelto lì. Vabbè, muore dalla torre. Dai, no, non può finire. Così facciamo pareggio quando finisce il tempo, credo. Siamo già in... Tempo del... Sì, la connessione deve... Sì, me la... Vabbè, dai. Vai, orda di scheletri, evocati, inutilità. Cioè, lo so che vuoi avere una vita migliore e non combattere sempre da morto, scheletrino, però... così? 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 No, no, vai, 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 vai. Vai, sì, è il vostro momento. Vai, tronco. Ma perché sta connessione? Perché sempre a me queste connessioni inutili? No, mi sa che facciamo pareggio qua. Ci stava battendo, va bene, abbiamo recuperato però. Ecco, vai, andate. No, fare con due stregoni di ghiaccio. Qua il tronco per non perdere, va bene che... Dai, barbari scelti, al 10 secondi. Vai, andate. 5, 4, palla di fuoco contro la torre. Niente, è stata una bella partita, diciamoglielo. Wow, sì, wow, fai proprio wow, mi stavi battendo, ho recuperato. Questo è un altro deck perfetto per l'Arena 8. Ve lo consiglio vivamente se avete questa leggendaria. Al posto potreste usare il mini P.E.K.K.A che è molto, molto simile. Al posto di questo, via, del tronco. Ovviamente potete usare la zap, che è comunque quasi fo... o le frecce. E qua gli arcieri o lo stregone normale, o i goblin lancieri se volete risparmiare un po' di elisir. Fate come volete, qua abbiamo un'offerta speciale. Vabbè, io non ho mai shoppato neanche un euro, proprio mai. Per me è una cosa senza senso. Qua abbiamo 15 gemme. E per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare mi piace e di iscrivervi al canale e ciao a tutti!